muoversi meglio e soprattutto muoversi nella giusta direzione. La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, promossa dalla Commissione Europea, è diventata un appuntamento internazionale in oltre 1200 città per incoraggiare i cittadini ad usare mezzi di trasporto alternativi all'auto privata. Il Comune di Napoli aderisce con un calendario che prevede dal 15 al 23 settembre numerose iniziative ed importanti appuntamenti. In programma anche trekking urbano, test drive di veicoli elettrici, presentazione di nuovi sistemi informativi di ANM come Google Transit, promozione dei servizi di car sharing e bike sharing ed il Napoli Bike Festival in Villa Comunale. Notizia importantissima, lunedì 17 settembre dalle ore 18 apre finalmente la stazione Toledo della linea 1 della metropolitana e questo per noi è un obiettivo raggiunto importantissimo per dare migliore qualità al trasporto pubblico che sta vivendo purtroppo un momento a causa dei tagli di grande sofferenza. Secondo il 22 settembre sabato nel centro antico quattro varchi finora presidiati dai vigili entreranno pienamente in funzione, i varchi telematici. Infine questa settimana è un po' dedicata alla bicicletta, Napoli Bike Festival, tre giorni di appuntamento in Villa Comunale, soprattutto sabato e domenica 22 e 23, intorno alla bici, pedalate, insegnare a fare la manutenzione, dibattiti sulla bicicletta, cioè anche Napoli, dove all'inizio la bicicletta faceva quasi un po' sorridere, sta scoprendo un mezzo di trasporto che in tutta Europa invece è ampiamente utilizzato in modo costante. La settimana si chiuderà con il concerto dei Tête de Bois ed il loro palco a pedali, in cui l'energia elettrica che illuminerà il palco e lo farà suonare sarà generata dalle pedalate in bicicletta di 128 spettatori volontari. È una settimana in cui confluiscono momenti e interpretazioni diverse del tema della mobilità sostenibile. Questo evento finale, che è un po' simbolico, dedicato a tutti coloro che hanno questo spirito fondamentale verso una nuova mobilità, è un evento che testimonia quanto anche l'energia possa essere prodotta. Infatti è un palco che funziona con energia prodotta da persone che pedalano, 128 ciclisti saranno ai piedi del palco a pedalare per far funzionare l'energia del palco. Credo che in Italia il concerto si è fatto pochissime volte e Napoli è una di queste date.